In poco meno di 2 secoli e mezzo l'esercito romano radunò sotto un'unica potenza nascente prima i territori del Lazio, sottomettendo Etruschi e altri popoli, poi il Sannio e infine la Magna Grecia nel 270 a.C. La prima fase della conquista dell'Italia da parte dei Romani può essere suddivisa dunque a sua volta in 3 fasi. La prima di queste vide l'unione tra Romani e Latini nella Lega Latina. Segna dunque l'espansione di Roma nel Lazio. Dopo aver sottomesso Volsci ed Equi, i Romani si trovarono ad affrontare la potente città etrusca di Veio, la cui conquista nel 396 a.C. fu determinante. Consentì infatti ai Romani di abbattere definitivamente la potenza etrusca e di espandersi verso nord. L'espansione di Roma verso nord subì una potente battuta d'arresto con l'invasione dei Galli, che giungevano sia dal nord che dall'Adriatico, intorno al IV secolo a.C. In seguito i Romani si ripresero e cacciarono i Galli da Roma. La seconda fase vide i Romani alle prese con un popolo particolarmente agguerrito che era stanziato nel Sannio, una regione a cavallo tra Abruzzo, Lazio, Campania e Molise. Il confronto contro i Sanniti durò grosso modo dal 343 al 250 a.C. per 4 guerre, la più importante delle quali fu la terza. La terza fu vinta da Roma e la battaglia che segnò la definitiva sconfitta dei Sanniti fu la battaglia del Sentino nelle Marche, vicino a Sassoferrato. Una battaglia decisiva che permise ai Romani di estendere il proprio dominio fino alle attuali Umbrie e Marche. Inizia con la battaglia del Sentino la conquista del versante adriatico. L'ultima tappa significativa dell'espansione romana in Italia è costituita dalla conquista della Magna Grecia, cioè dell'Italia meridionale esclusa la Sicilia. Dal 282 al 270, dopo aver conquistato Taranto, i Romani estendono il loro dominio in tutta la Magna Grecia. La conquista di Taranto e della Magna Grecia rappresenta la prima tappa dell'espansione dell'egemonia romana nel Mediterraneo. Sconfitta la potenza commerciale dei Greci, rappresentata in particolare proprio dalla città di Taranto, crocevia dei traffici con la Grecia, i Romani dovranno affrontare nel 240 a.C. l'altrettanto temibile e agguerrita presenza dei Cartaginesi o Punici, stanziati in Sicilia, in Spagna e nelle coste del Nord Africa.